Giochiamo, dai, dai, su Hadouken, Hadouken, Shoryuken, tazzo matto tempo chiattu, Hadouken, Hadouken, no, no, le botte, no. Oh, ciao a tutti, benvenuti, primo video di news dedicate al mondo del Giappone, tutto ciò che accade in Giappone a livello di, scusate, a livello di otaku, quindi videogiochi, manga, anime, quello che sia. Mi stavo rilassando un pochino con il mio Nintendo 3DS che ho comprato in Giappone, stavo giocando a Super Street Fighter 4, ma adesso direi di mettere via la mia amatissima console Nintendo per parlarvi con questa mia primo video dedicato alle news dal Giappone di videogiochi, quindi sigla! Allora, è di oggi la notizia che Mario Tennis Ultra Smash per Nintendo Wii U, uscito in Giappone in questi giorni, sta andando decisamente bene. Io ce l'ho palle, però ce l'ho questo qui sopra. E ha venduto circa la prima settimana circa poco più di 55.000 copie, in linea con l'episodio precedente, che era la versione per GameCube convertito su Wii con l'utilizzo del Wiimote. Circa 58.000 pezzi venduti dell'episodio precedente, quindi questo nuovo episodio, ovvero Mario Tennis Ultra Smash, sta andando decisamente bene, secondo i dati di Media Create, che è la società in Giappone che rilascia i dati di vendita per quanto riguarda i videogiochi. E rimaniamo sempre in campo Nintendo, perché è stato anche rilasciato proprio, penso in queste ore, il primissimo trailer di Metabots Girl Mission. Si tratta di un action game, lo vedete ora in video che sta girando, vi faccio vedere un pezzettino del trailer. Si tratta di un action game molto carino, con dei robottini che vanno in giro, si combattono tra di loro, e uscirà in Giappone il 10 di marzo, quindi segnatevi la data se vi può interessare il gioco, uscirà in Giappone il 10 di marzo, lo recuperate poi nei vari negozi di import, così comunque lo trovate, quando uscirà poi lo trovate. Altra notizia di oggi per quanto riguarda PlayStation Vita, perché il produttore del gioco Bullet Girl 2, anche questo si tratta di un action game in terza persona, tipo Tomb Raider, sullo stile di Tomb Raider, con personaggi femminili, è stata rilasciata la cover ufficiale del gioco, questa che vedete, e uscirà in Giappone, il gioco uscirà su PlayStation Vita il 21 aprile, quindi se vi interessa, in questo caso segnatevi la data e compratevi il gioco, se vi piace, non vi piace, non lo so, vedete voi, comunque si tratta comunque di un bel action game, a me non è che mi interessa tanto, devo anche ammettere che non ho ancora la console, però vedendo i video non è che se non lo prendo non succede nulla, diciamo così. Chiudiamo questo mio primissimo video dedicato alle news con i giochi più attesi per console in Giappone. È stata rilasciata una classifica da Famitsu, se non sbaglio, con i 10, con molti più, 20 o 30, i primi 30 giochi più attesi per console in Giappone. Io vi elencherò in questo momento i primi 10, se no, che sono comunque quelli più importanti, diciamo. E quindi per al primo posto, il più atteso, anzi no, cominciamo dal decimo posto. Al decimo posto abbiamo per PlayStation 4, io mi sono segnato tutto di davanti e voi non lo vedete, ma lo vedo io perché sennò poi non mi ricordo. Per PlayStation 4 Street Fighter 5 della Capcom con 313 voti. Ottimo picchiaduro in arrivo in esclusiva per la macchina Sony.
per il Nintendo 3DS, se abbasso lo sguardo non fateci caso, Shin Megami Tensei 4 Final per Nintendo 3DS, 325 voti, è un gioco di ruolo, insomma quarto episodio, quinto, perché c'è, si chiama Tensei 4 Final, quindi credo sia di più il quinto, non so, è un gioco di ruolo molto molto carino. Poi abbiamo per sempre per PlayStation 4 Star Ocean 5 della Square Enix, annunciato un anno fa più o meno, con 326 voti. Saliamo la classifica sempre con, per quanto riguarda PlayStation 4, un altro titolo atteso è Kingdom Hearts 3. Anche questo annunciato quando Sony annunciò la console, Square Enix presentò il primo trailer di Kingdom Hearts 3, con 339 voti. Poi torniamo su una piattaforma Nintendo, ovvero 3DS, Nintendo 3DS, con Dragon Quest Monster Joker 3, che racimola 406 voti. Sempre più attesa. Poi abbiamo per PlayStation 4 Dragon Quest 11 con 540 voti. Sempre per PlayStation 4 il remake, che ha l'annuncio, è stato un annuncio bomba, il remake di Final Fantasy 7 con 583 voti. Terza posizione, un altro titolo atteso sempre per PS4 firmato Square Enix è Final Fantasy 15. Episodio della storica serie di Square Enix, ha racimolato 613 voti. Secondo posto, Persona 5, un altro gioco di ruolo per PlayStation 4 con ben 651 voti. E al primo posto, il gioco più atteso di questo periodo, diciamo, per Nintendo 3DS, si tratta di Dragon Quest 11 con 763 voti. Praticamente le prime 10 posizioni, tranne Street Fighter 5 che è il decimo, gli altri 9 sono tutti giochi di ruolo, tutti giochi di ruolo. E ai giapponesi piace giocare con i giochi di ruolo, vanno tanto, ma si sa che vanno tanto. Va bene, spero che questo mio primo assaggio di notizie vi sia piaciuto, cercherò di fare video sempre più interessanti, più articolati, con più notizie possibili. Io mi impegnerò, voi mi raccomando seguitemi con tutto ciò che avviene a livello otaku, giochi, manga, anime, dal Giappone. Vi saluto e ci vediamo con il prossimo video. Ciao ciao!